colore è un'idea degli altri valori del colore, perché il colore è consapevolezza. L'anima comunica attraverso il colore, okay? Perché il colore è una vibrazione e quindi è un movimento e quindi è energia. Nel colore la rabbia viene è associata al colore rosso, è associata al primo chakra. Okay? Che cosa vuol dire? Che dentro di te un'energia con il raggio 3 rosso si è iniziato a muovere. Il movimento, e pensate, quando inizia improvvisamente il movimento, perché il rosso è anche l'energia della Kundalini, è risveglio, tu lo senti salire, la rabbia sale. Ok? L'energia della Kundalini sale. Quando l'energia comincia a salire, e comincia a andare su, tocca le nostre viscere, ok? Tocca il primo chakra, le nostre sicurezze, o tocca le nostre fondamenta. Tu lo percepisci come rabbia, senti questa che emerge. In realtà l'altro valore del rosso è risveglio. Tu stai cominciando a vedere una cosa e nel movimento di quella cosa, questa energia, chiamiamola così, che la definiamo rabbia, perché come così e come ci è stato detto che è, in realtà è un movimento che sta rompendo gli schemi. Quando siete arrabbiati, una delle parti è risveglio, state vedendo una cosa che non avete mai visto. Il rosso è concentrazione, focalizzazione. Quindi quando ci vedo rosso, cioè ti focalizzi solo su una cosa, no? Pensate al toro simbolico. Il toro vede il drappo rosso e non gliene frega più niente di niente, cioè non interessa più quello che c'è, si focalizza solo sul e va con tutta la sua violenza, tutta la sua forza lì. Il rosso è associato al segno zodiacale dell'Ariete e l'Ariete governa la testa. Okay? Quindi se tu cominci a osservare questo, togli le attribuzioni di nome al movimento energetico che avverti e cominci invece a guardare che cosa stai vedendo.